Oggi cominciamo un programma nuovo, ve lo spiegheremo nei prossimi giorni insieme a Davide. Oggi sono con un altro Davide. Dovevamo fare il giro del lago come vi avevo detto, purtroppo però abbiamo avuto un piccolo problema intestinale di Davide. Abbiamo rimandato ai prossimi giorni, comunque oggi cercherò di fare il più possibile, almeno rispetto alla tabella che mi ha dato il nostro Zeta Training. Quindi adesso andremo giù, solo faremo San Michele, che è la salita che ho fatto l'altro giorno insieme ad Alessandro, e poi boh, vedremo di allungare un po' qua intorno fino a che riesce a tenere Davide, insomma. Davide a casa, poi allungo ancora un po' perché dura 34, un po' pochettino. Niente, abbiamo accompagnato a casa il nostro Davidino, che purtroppo per oggi si lascia. Recupereremo dai il giro del lago, infatti. Adesso noi continuiamo, 2 ore adesso, fermiamo a bere un caffettino e poi si riparte. Torno a fare San Michele e poi casa. San Michele, e ne approfitto per fare un piccolo recap delle prime sensazioni con questa Canyon High Road CF SLX. Devo dirvi che all'inizio, prima di usarla, pensavo fosse una bici molto molto racing, anche troppo, molto rigida e scomoda, e invece devo dirvi che fin dalle prime pedalate si è rivelata molto molto comoda, soprattutto per uno come me che ricomincia da praticamente zero andare con la bici da corsa. Però all'opposto, quando spingiamo sui pedali in pianura, soprattutto perché ovviamente bici aero, la bici, soprattutto il telaio, rendono veramente tanto. Quando siamo seduti e spingiamo con le braccia, forse il nodo sterzo raccordato al tubo sella non sono proprio rigidissimi, e l'accoppiata poi con le ruote a profilo alto, se abbiamo un po' di vento laterale, non dà molto sensazione di essere stabile e precisa. Però all'opposto, quando andiamo a spingere sui pedali, soprattutto in piedi, la risposta è veramente pronta e si sente che il carro è molto molto rigido, soprattutto per i foderi molto corti superiori. Per il resto montaggio top secondo me, perché Ultegra elettronico secondo me affidabilissimo e super prestante, davvero è una lama quando andiamo a cambiare anche in modo aggressivo. Ruote DT a profilo alto approvate, ovviamente in questa stagione e col vento forse un po' troppo, soprattutto l'anteriore, perché secondo me non abbiamo così tanta confidenza da poter mollare tutto, soprattutto in discesa. Però frenata ottima, l'accoppiamento con le pastiglie devo dire ben studiato, e frenano tantissimo per essere certi carbo. Per il resto queste sono le mie prime sensazioni, anche la posizione in sella devo dire davvero davvero comoda. Sono ancora un po' alto col manubrio, come potete vedere ho tutti gli spessori sotto il manubrio. All'inizio pensavo che la piega integrata con l'attacco fosse un po' troppo un po' troppo restrittiva nelle regolazioni, invece devo dire che lo shape è veramente ben curato. Anche quando ci alziamo sui pedali non picchiamo con gli avambracci sulla piega. E per il resto, che posso dirvi, vi rimanderò alla test
completo che troverete su bicidastrada.it. E niente, continuiamo a fare fatica. Buona, San Michele fatto, siamo a 3:33 e 103 km, non so se si vede. Adesso torniamo a casa, vuol dire che sto cominciando ad essere parecchio stanco. Vabbè, la media alla terza ora era sui 30 km orari, si sarà sicuramente abbassata adesso con la salita. Vediamo di chiudere vicino ai 30, almeno non è male. Martedì, oggi lavori su strada, faremo dei lavori specifici per la forza in salita e l'esplosività. Facciamo 7 ripetute da 10 secondi, partendo da 40 pedate arrivando a 80, più o meno come nel test che abbiamo fatto della potenza incrementale, rapporto 50-53, 19-20 più o meno, con 3 minuti di pausa tra una serie e l'altra, cioè tra uno scatto e l'altro. Praticamente andiamo a lavorare sulla forza da seduti, ovviamente, cercando di esprimere il massimo che riusciamo a fare. Continuiamo a salire per poi scendere e fare altri 15 minuti, 20 più o meno, al veloce. Quindi, dai! Quindi noi ci vediamo domani, penso che farò sia un girettino in enduro che palestra, perché visto che l'ho elettrica ne approfitto per comunque fare un po' di tecnica in enduro. E quindi passiamo a mercoledì, oggi scarichino in enduro, un'oretta con l'elettrica e poi stasera palestra. Sono uscendo con Manuel di Manuel Bike e con il mio amico Fede, come sempre a tutta. Approfittiamo per fare una bella domandina a Manuel, dato che è proprietario di un negozio ormai da quanti anni? 16 anni, parecchi. E diciamo che la cosa che mi sorprende più di tutte è che Manuel vive perennemente in mezzo alle bici, però in bici ci va un gran poco. Esatto. E quindi come riesci un po', insomma, a allenarti o fare qualche fita in bici? Ormai l'allenamento è una parola distante, lontana dai miei pensieri, si subisce un po' per divertimento, per gli amici. Pausa pranzo. La bici elettrica in questo senso dà un grosso aiuto e dai, ci si diverte, ci si prova. Quindi da ex atleta anche te bici elettrica a manetta. Vabbè, diciamo che il massimo è averle entrambe, la bici elettrica per il divertimento e con un po' di tempo in più la muscolare, diciamo così. Per allenarsi, per fare le bici un po' più lunghe. Giusto. E invece Fede sempre a tutta. Io a caccia di com.
stiamo provando questa Mountainbiker Level R29. Devo dirvi che dritto per dritto è la definizione perfetta per questa e-bike. Andare a velocità media per divertirsi è quasi inutile, o si va a pianino e si gode lo spianamento totale, oppure a manetta, dritto per dritto soprattutto. Siamo arrivati in fondo a questo piccolo girettino pausa pranzo, abbiamo fatto i nostri 30 km molto molto sciallamente, due discese, e noi ci vediamo dopo in palestra. Giovedì, oggi palestra. Ieri purtroppo nel pomeriggio non sono riuscito a venirci perché ho avuto un piccolo problemino intestinale, come Davide negli scorsi giorni, quindi ho preferito stare a casa, anche perché oggi davano tempo abbastanza brutto, infatti non splende il sole. Approfittiamo per andare in palestra, chiudiamo un po' il circuito che mi ha fatto Davide, che ormai è diventato classico, e domani invece, domani mattina andiamo da lui e introduciamo quello che è il circuito nuovo che faremo nelle prossime settimane. Penso che aumenteremo il carico di lavoro, quindi oggi ce la prendiamo con calma. Finita palestra anche per oggi. Devo ammettere che ho fatto molto bene a uscire in enduro ieri, anche se non avevo molta voglia, non stavo molto bene, perché oggi è veramente giornata grigia. Come avete visto, ho cambiato un po' l'ultima parte degli esercizi. Non ho messo il TRX e ho messo un esercizio di stabilità sulla Fitball, praticamente non in piedi ma a cavalcioni. E noi ci vediamo domani, che andiamo da Davide e facciamo un po' più di approfondimenti sulla parte nuova della palestra, e vediamo di rispondere a un paio di domande che mi sono state fatte nei commenti. Vi invito sempre a farne, e soprattutto a parlare e a chiedersi qualche argomento specifico che riguarda l'allenamento o altri dettagli. Noi ci vediamo domani. Giovedì, oggi siamo da Davide, siamo venuti a fare qualche approfondimento sul secondo episodio. Tanti mi hanno chiesto appunto questa cosa perché abbiamo fatto vedere un po' la palestra, l'attivazione che abbiamo svolto, però non l'abbiamo approfondita. Oggi facciamo un piccolo video inside che caricheremo sul canale di Davide direttamente sul suo YouTube, così chi vuole andare a approfondire potrà farlo direttamente sul suo canale. Ovviamente continueremo ad approfondire sempre vari argomenti sul suo canale, quindi chi vuole essere un po' più tecnico, chi vuole può andare sul canale di Davide su YouTube, adesso ve lo linko qua, e potete seguire un po' più approfonditamente le fasi della preparazione. Oggi Davide ci farà vedere questo mini circuito, sì. E in più vi faremo vedere anche la parte nuova della palestra che affronteremo nelle prossime settimane. Un po' corda, io un po' toccare a lui, sì. Sarà una parte un po' più dedicata al classico core training, poi vedremo bene nel dettaglio cos'è, e poi integreremo anche con i soliti esercizi di forza per gli arti inferiori. Ok, noi invece ci vediamo oggi pomeriggio, che andiamo a filmare un test. Oggi parliamo di attivazione, comunemente chiamato anche riscaldamento. L'attivazione di oggi la andiamo a riferire sia per gli sport di squadra che per gli sport di resistenza, e in funzione dello sport che andrete a fare potrà essere ovviamente modificata. Ok, allora approfittiamo per fare una mini clip. L'altro giorno, su uno dei precedenti video, un utente ci ha chiesto
su come riuscire a gestire bene la settimana, dato che vede i nostri video, vede che mi sto allenando tanto, occupo tanto tempo della settimana per allenamento. Lavora poco. Bravo, sto lavorando, però avendo possibilità di gestire il tempo come voglio, diciamo che mi viene molto più facile allenarmi, perché durante il giorno posso uscire in bici e poi la sera e la mattina presto posso lavorare, quindi è molto facile per me. Però per tante persone, avendo degli orari fissi lavorativi, è veramente complicato riuscire a pianificare la settimana lavorativa. Quindi chiedo a Davide se lui ha qualche consiglio da dare a chi lavora molto e ha poco tempo da dedicare all'allenamento, su come pianificare bene e sfruttare al meglio il poco tempo che ha. Certo, anche perché rientro anch'io nella categoria, ma non di quella di Andrea, di quelli che lavorano. Gente. No, vabbè, a parte gli scherzi, è normale che la maggior parte della gente faccia un lavoro tante volte su giornata, quindi cominci la mattina alle 8, torni a casa la sera alle 6, famiglia, altri impegni, diventa difficile riuscire ad incastrare tutto. Va è ovviamente focalizzato l'obiettivo principale. È normale che se uno vuole lavorare su lunghissime distanze dovrà ritagliarsi del tempo, magari nel weekend, per aumentare il suo volume di allenamento, ma durante la settimana potrà lavorare su altri aspetti, quindi quelli dell'intensità oppure quelli della forza. E ovviamente in questo periodo non si lavora tantissimo sull'intensità, a meno che non si abbiano gare già imminenti. Si lavora principalmente su aspetti neuromuscolari, quindi quelli della forza, e su un condizionamento di base da parte aerobica. La parte di palestra che avete visto fare anche ad Andrea, o comunque la parte a secco, la parte corpo libero, circuit training, va benissimo, perché in questa fase si riesce a lavorare tanto su diversi aspetti anche legati alla forza, anche se proprio magari non completamente specifica per quanto riguarda la bici, ma si riesce a lavorare bene su un'ora circa di allenamento, quindi non vi porta via tantissimo tempo, lo fate al coperto, potete farlo anche a casa organizzandovi. Quindi in questo caso avete sicuramente già un buon allenamento. Se non avete tempo di uscire, perché ovviamente uscite la sera alle 7 o alle 6, o comunque quando c'è già buio fino al cambio dell'ora non vi è possibile farlo, allora il consiglio è quello di utilizzare l'allenamento indoor direttamente in bici, quindi su un rullo, un indoor cycling classico, e sicuramente questo può darvi un grosso beneficio. Un'attività di un'ora, 50 minuti, 70 minuti su rullo, per via del forte impatto muscolare e anche per il fatto che non ci sono tempi morti come quando magari uscite su strada, vi è sicuramente molto utile. Che conta è comunque la qualità del vostro allenamento, non tanto la quantità. È vero, si sente dire tantissimo questa cosa, però è veramente reale. Lavorate tanto sulla qualità, sugli aspetti della forza, sulla creazione della vostra base. Non preoccupatevi adesso di fare chissà che intensità, a meno che ovviamente non dobbiate già correre tra poco, ma non ve lo auguro. E piuttosto dedicate i vostri tempi liberi, quindi magari nel weekend, alla fase diciamo un po' più prolungata, quindi fare il fondo. Classico fondo, sì, un classico lungo, che poi non deve essere visto come il classico fondo magari di 3-4 ore a spasso, perché questa concezione magari è un po' già cambiata. Però quello che mi preme dirvi è: siate costanti, meglio fare 3 allenamenti settimanali ma fatti sempre, che magari fare 5 allenamenti settimanali per una settimana, la settimana dopo farne uno, poi ricominciare da 2. Non avrete mai una progressione regolare, non avrete mai un miglioramento probabilmente, quindi non cercate di fare quel che pensate di riuscire effettivamente a fare, e poi eventualmente potrete sempre andare ad aggiungere uno o due allenamenti settimanali. Aggiungere è sempre buono, togliere è sempre difficile anche dal punto di vista psicologico, perché è quasi come una sconfitta. Okay. Come fare magari partire con un allenamento molto intenso e non riuscire a portarlo a termine è sempre una sconfitta, mentre invece se partite con un allenamento un po' più easy e poi andate ad aumentare, vi accorgerete anche voi psicologicamente che questo è un grosso stimolo. Certo, beh, mi sono accorto anch'io che dopo questa settimana di allenamento, insomma, adesso mi manca e mi pesa non allenarmi, perché insomma ho preso un po' una regolarità nelle uscite, e non fare l'allenamento o seguire la tabella che mi ha dato, diciamo che mi pesa, mi fa strano anche dirlo, perché negli anni passati non avrei mai, sì, non mi pesava affatto non allenarmi. Adesso, avendo questo obiettivo, avendo insomma questa, non dico questa pressione del video, ma però comunque è un bel impegno, è uno stimolo in più per comunque continuare ad allenarmi e migliorare, perché comunque già solamente dopo queste poche settimane vedo che i miglioramenti stanno arrivando e i lavori servono.
Ok, grazie Davide, come al solito. Voi scusate il fiatone, ma ho il raffreddore, mi ha fatto allenare stavolta lui, quindi... Vabbè, una volta per una. Volta ogni tanto. Ok, noi ci vediamo oggi che filmiamo il test dell'elettrica che ho a casa e poi vai, concludiamo la settimana con sabato e poi vabbè, ci vediamo al prossimo video e quindi niente, alla prossima. Ciao ciao. Bomber CR è un ammortizzatore di media gamma e la filosofia che sta dietro questo prodotto è appunto quello di montarlo, regolare il sag, regolare il rebound e utilizzarlo. Ok, stiamo pedalando in salita con questo nuovo Bomber CR. Eccoci arrivati alla fine del nostro giro enduro, è già sera. Ho appena finito di filmare le conclusioni del primo approccio al nuovo Marzocchi Bomber CR che vedrete sulle nostre pagine. Sarà penso già uscito quando uscirà questo video, quindi ve lo linko qua. Niente, noi abbiamo finito per oggi, ci vediamo domani, faremo un bel giro enduro con la Level 29 elettrica e quindi passiamo a sabato. Oggi diretto enduro, approfitto per fare una specie di vlog test sulla Moonraker Level 29 che sto provando. Facciamo qualcosa di diverso, faremo un paio di corner. Se il nostro buon Andrea Signorini si è ricordato almeno le gambe da casa, perché ho dovuto tutto. Prestargli tutto. Come farsi trainare, Andre? Eh? Come farsi trainare? È una figata. Bene, amici di telefonino.net, oggi abbiamo in prova la nuova Moonraker Evil, giusto? Level sempre più neri per la Moonraker, gialli sempre più gialli, schermole sempre più ruote, beh il motore che gira, beh il motore, andiamo a scoprirlo. Le foglie sempre più foglie, le ruote sempre più ruote. Ah cazzo, aia, sei? Ci sono, figa, ci è che sono. Non so se dimmi, metti a posto tu. Se volete andare piano sto io, okay. Davanti così mi rallento. Sei? Sì sì, andiamo. Le foglie sempre più foglie. Ma dai che gnari, eh? Ciao MTG! Hai perso un pezzo! Hai perso un tocco! Ah, vieni su a limonare sulla corna! Ah. Adesso addirittura viene anche a piedi sulla corna, dai vai dai! E comunque il giro è iniziato bene con la bici che perde i pezzi! Ok, siamo arrivati in fondo a questa giornatina di enduro elettrico. Grazie a tutti i ragazzoli. Ciao, presenti. Gigi, bravo, noi ci vediamo al prossimo video. Se avete qualche domanda commentate qui sotto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like. Iscrivetevi al nostro canale di MTB Cult. E alla prossima.